Colui che più possiede è colui che ha più paura di perdere. Ciao ragazzi, questa è una frase di Leonardo da Vinci, direi non l'ultimo arrivato, e se già nella sua epoca aveva capito che l'utilizzo è più importante del possesso e che il possesso è una grandissima fonte di stress, nonché un grande limite, io direi che è il caso di vedere questo video e di capire di cosa parlerò. Sigla. Oggi vi parlerò della differenza tra la rendita da affitto e la rendita da capitali investiti. Una differenza abnorme, una differenza che a volte, soprattutto nel secondo caso, quindi nel caso degli investimenti, dei capitali, purtroppo spaventa e diciamo che è anche un po' anticonvenzionale. Perché ci è stato insegnato così? Perché il mattone va toccato, perché sono tutti quei pregiudizi che purtroppo, soprattutto nella vecchia generazione, erano veramente radicati nella mente dell'uomo. Le cose stanno cambiando e in questo video voglio proprio farvi vedere questo: quanto incide capire che ciò che è stato fatto fino ad oggi nell'immobiliare, acquistando immobili di cui io sono stato uno dei fautori, perché per oltre 10 anni mi sono occupato proprio di questo, quindi di far investire i miei clienti in immobili per poi metterli a rendita, rispetto al grandissimo vantaggio di investire i propri capitali con strumenti nuovi che fino a qualche anno fa non c'erano, e capire esattamente qual è la differenza. Non sono una sorta di pentito degli investimenti da rendita d'affitto, però il mondo cambia e da circa un paio d'anni ho scoperto che c'è la possibilità di distribuire totalmente una nuova tipologia di ricchezza, e è fattibile farlo con nuovi strumenti come ad esempio il crowdfunding, come ad esempio associazioni in contratti di associazione in partecipazioni e tanti altri strumenti. Pertanto oggi farò proprio questo, vi spiegherò qual è la differenza intanto tra rendita d'affitto e la rendita da capitali investiti, e poi vi farò vedere uno schema grafico su questa lavagna di come effettivamente c'è un'enorme differenza in primis di ritorno economico sul lungo periodo di queste due tipologie di investimento, e poi in secondo luogo vi farò capire qual è il vantaggio psicologico della seconda tipologia. Credo che già abbiate capito io per quale tipologia di investimento oggi diciamo propendo, però ciò non vuol dire che sia una legge, voglio solo farvi capire per il vostro bene quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi, poi sarete voi a decidere. Allora, intanto a vedere una prima differenza su una base di 10 anni con un ritorno del 10%, vi farò vedere la differenza tra investire acquistando un immobile e generando una rendita del 10% annua, che nell'immobiliare è quasi impossibile, però ammettiamo che sia fattibile, rispetto a non avere il possesso, investire gli stessi capitali ma con una legge finanziaria molto semplice che è l'interesse composto. Vi farò vedere la vera differenza, poi dopo sarete voi a giudicare. Un acquisto di un immobile classico per una rendita d'affitto con una spesa media di 100.000 euro, l'ho esploso su 10 anni e ho messo una rendita per entrambe le situazioni del 10% l'anno. Quindi la prima situazione è l'acquisto di un appartamento classico da mettere in affitto, quello che ho fatto io per 12 anni per i miei clienti ed è sempre andata alla grande. E poi c'è una rendita da investimento da capitale, che è quello che sto facendo adesso, da quando ho scoperto e cambiato totalmente il mio mindset e ho capito che siamo entrati in una era di cambiamento nell'immobiliare. Immaginate questo: acquisto un appartamento da 100.000 euro, lo faccio vendere il 10% annuo, che già questo nell'immobiliare, se non sei un professionista vero, che già
non voglio dire impossibile, ma molto complesso trovare, senza impiegare il tuo tempo, cioè quindi senza fare affitti temporanei, Airbnb e cavolate varie, con un affitto standard, mettiamo a studenti o ad una famiglia, è praticamente impossibile. Però ammettiamo che, facciamo questo calcolo, insomma questo esercizio su una rendita del 10% annuo per entrambe le situazioni. Guardate qui, acquisto un immobile da 100.000, il primo anno incasso praticamente 10.000, il secondo arrivo ad altri 10, quindi 120, il terzo anno sono 130 e a 10 anni avrò un totale valore, diciamo, del mio investimento di 200.000 euro. Io qui non sto valutando svalutazione, IMU, manutenzioni e tutte le situazioni varie collaterali, poi se volete le analizziamo, però sto analizzando, diciamo, in maniera secca l'investimento. Quindi dopo 10 anni ho un valore teorico di 200.000 euro se metto in affitto l'immobile. Ma guardate qui cosa succede se non acquisto l'immobile. Ah, però a proposito, qui non sto nemmeno valutando che per acquistare un immobile io devo avere quella somma in contanti e ho, diciamo, un benchmark di ingresso, un valore di ingresso per acquistare un immobile e mettere a rendita che deve essere almeno di, adesso ho messo 100.000, qui non potrebbe essere 50, 60, 70, ok? Allora andiamo di qua, guardate qui, rendita da investimenti da capitale 100.000, come se acquistassimo un immobile. Dopo il primo anno è 110, è la stessa, è lo stesso identico guadagno che avremmo affittando l'immobile, guardate, identico. Ma guardate cosa succede al secondo anno, 120 se metti in affitto, 121.000 con investimento da capitali, terzo anno 130.000, 133.000, fino ad arrivare al decimo anno che la differenza è addirittura di quasi 60.000 euro. Enorme, enorme. Oltretutto qui non abbiamo inquilini, non abbiamo nessun fastidio, nessuna manutenzione. Diciamo che qui, se si hanno le giuste garanzie, non c'è assolutamente paragone. E adesso però vi spiego esattamente com'è possibile che avviene questo, cioè questa differenza abissale, che adesso vado a braccio. Credo sia, non vorrei dire cavolate, ma questo dovrebbe essere circa un 30% in più di guadagno, di valore ottenuto da chi ha investito a parità di investimento solo capitali, senza possesso. Allora, com'è possibile questo? Perché guardate qui, il primo anno erano identici. Sapete qual è una delle cose più sottovalutate dalle persone? È l'interesse composto. Cos'è l'interesse composto? L'interesse composto è l'accumulo degli interessi nel tempo che va a formare la base imponibile. Ciò cosa vuol dire? Io qui ho investito 100.000 euro per acquistare una casa, ma l'affitto che prendo il primo anno è sempre 10.000 euro e quello che prendo il secondo è sempre 10.000 euro e quello che prendo il terzo è sempre 10.000 euro. Qui le persone potrebbero dirmi: sì, ma io con questo utile qui che incasso negli anni, ok, potrei reinvestirlo, sì, ok, ma non c'è mai paragone con questo, non c'è mai e assolutamente mai e poi mai paragone con questo. Perché cosa accade? Perché accade che qui avviene automaticamente: primo anno 100.000, il secondo 110 come gli affitti, ma poi cosa succede? La base imponibile su cui dal primo anno, alla fine del primo anno, si vanno a calcolare gli interessi, non è più 100.000, ma è 110, ed ecco qui che infatti il 10% di 110 viene 11.000 euro, la differenza tra il primo e il secondo anno, 110 a 121 sono 11.000 euro, perché vengono calcolati sulla nuova base imponibile. Questo è l'interesse composto, è una cosa sottovalutata, è una cosa che anche io negli anni avevo sottovalutato, ma fa la differenza, guardate qui, ok? Credo, anzi sono certo che la parte economica sia più che chiara. Adesso vorrei farvi vedere questo. Qui i malus sono affittuario, quindi sicuramente del tempo,
capitale d'ingresso molto alto, manutenzioni, imposte come IMU, eccetera. Ma ce n'è una che è la più grande di tutte, che è il possesso. Questo ti fa entrare in un loop, come ho detto all'inizio del video, citando Leonardo da Vinci, ti fa entrare in un loop di negatività, perché quando tu possiedi uno, due, tre case, cosa accade? Accade che inizi a pensare di avere qualcosa da perdere. Inizi a pensare, perché mi sembra che i buddisti dicessero questo, le proprietà generano uno stress, perché è come se fossero un'estensione della persona. Quindi questi sono i malus più grandi, ma ce n'è uno che secondo me è il peggiore. Ci sono anche dei benefit, ovviamente, ci sono delle cose positive per quanto riguarda l'immobile. C'è il famoso mattone. Ah, a proposito, io qui non ho considerato una cosa molto importante, la potenziale svalutazione e qui la rivalutazione, però queste sono cose che secondo me un po' complesse da calcolare, comunque non è, nessuno può darci grosse garanzie. Quindi abbiamo detto, i plus sono il mattone, la rivalutazione, che può essere assolutamente un vantaggio, e poi ci metterei questo, che è la cedolare secca, che ad oggi è al 10% sui canoni concordati. Adesso non so più a spiegarvi cos'è, una delle mie società si occupa solo ed esclusivamente di affitti, siamo veramente dei professionisti all'avanguardia per fare ciò, che è la Rara Management, quindi vi posso assicurare che la cedolare secca è uno strumento davvero interessante finché sarà a queste condizioni per tassare questi importi, diciamo i 100.000 euro guadagnati di affitto, li tassano solo al 10%, è una tipologia di imposta sostitutiva, pertanto non va nemmeno ad inficiare sull'IRPEF. Quindi lo metto tra i bonus. Ma la cosa che adesso vorrei fare è una valutazione, intanto dei malus della rendita da capitale, che possono essere, faccio seria difficoltà anche a trovarli, però mettiamo così, nessuna proprietà, perché le persone, come sapete, vogliono toccare con mano. Questo qui è un grande paradigma assurdo che c'è stato in passato. Cioè, se io lì il mattone lo tocco, è lì. E quindi sono garantito, follia. Follia. Seconda cosa, i malus di questa tipologia qui possono essere le truffe. Potrebbe accadere che qualcuno scappa dal malloppo, è successo con qualche promotore finanziario, potrebbe assolutamente accadere, bisogna fidarsi delle persone. Qui i malus faccio veramente difficoltà a trovarli. La tassazione, possiamo metterci la tassazione, perché qui non c'è possibilità di fare cedolare secca, a proposito non è detto che ci sia sempre possibilità di fare cedolare secca, e qui i malus li mettiamo quindi con tassazione, che attenzione, essendo come gli investimenti da capitale sono come dividendi del quando si acquistano azioni, pertanto vengono considerate dal fisco operazioni finanziarie, ciò vuol dire che vengono tassate al 26%, ma anche queste non fanno reddito, ok? Anche queste non vanno ad aumentare il tuo imponibile IRPEF, pertanto la differenza qui è di un 16% sull'utile. Ma vi risottolineo, questa cosa della cedolare secca non è sempre possibile, ci vogliono comuni ad alta densità abitativa, tipologia di affittuario, rientrare nel canone concordato, insomma non è così scontato. In realtà quando io avevo iniziato per aperto la Rara 10 anni fa, vi posso assicurare che il canone concordato non lo sapevano, ci sono stati dei comuni dove abbiamo consegnato dei canoni concordati, mi ricordo a Firenze 8-9 anni fa, nell'ufficio protocollo non avevano nemmeno dove metterli questi canoni concordati, cioè non sapevano nemmeno di cosa parlavano. Di cosa parlavamo, quindi per farvi capire, una cosa non così scontata da ottenere. E io direi di fermarmi qui per i malus, perché non riesco a vederne altri, poi dopo se ci saranno magari li vediamo nei commenti. Superato questo, io direi di fare i bonus. Allora,
I bonus sono tantissimi e sono la liquidità, l'ingresso, più tempo, più e ovviamente rendita. Rendita, anzi, me ne viene fuori un'altra che è forse la migliore in assoluto, la diversificazione. Allora, guardate qua, forse qui non ho considerato una cosa, voglio aggiungere un altro malus. Il malus può essere il rischio, mettiamola così, perché ad oggi viene ancora considerato un rischio. Il rischio qui, quando parlo di rischio, cos'è? La possibilità di non affidarsi al giusto professionista, che è ben diverso dalla truffa, di non affidarsi al giusto professionista e magari non riuscire ad ottenere la rendita promessa. Adesso qui dipende dal professionista, ragazzi, non voglio addentrarmi in questi discorsi, dipende veramente dal professionista. Quindi, ecco, a me non è mai capitato di sbagliare un investimento immobiliare, cioè nella peggiore delle ipotesi ci ho guadagnato, proprio nella peggiore, se è successo il possibile, ci ho guadagnato. Quindi ho salvato tutti i capitali e mantenendo sempre il tempo corretto, e ho comunque guadagnato nell'operazione e quindi distribuito quanto promesso. Ma lo farei anche se dovessi andarci a perdere, però insomma poi dipende dal professionista. Bonus sulle rendite degli investimenti a capitali sono la liquidità, perché se tu vuoi, ogni anno qui tu ne vieni fuori. Tu ogni anno puoi prendere i tuoi capitali e farci quello che vuoi. La seconda cosa, l'ingresso. Tu non hai bisogno di 100.000 euro come per acquistare un immobile, per ottenere delle plusvalenze. Tu qui puoi entrare con 200. Adesso ti faccio un esempio delle ultime operazioni che stiamo facendo. Puoi entrare con 250 euro. Insomma, è interessante come chip d'ingresso, non hai bisogno di 100.000 euro. Il tempo, tu qui non hai inquilino, non hai manutenzioni, non hai rotture di scatole dell'arredamento, non hai nulla. Tu qui con, vado a caso, 30 minuti che metto in, valuta l'opportunità che trovi sui vari crowdfunding o tra i vari finanziatori, registrati, fai l'antiriciclaggio, 3 click per 10 anni, 30 minuti di tempo, ci tiri fuori 160.000 euro, perché da 100.000 tu ne incassi 259 dopo 10 anni. L'effort impiegato non è proporzionale, è esponenziale. Questa è una cosa che molti non capiscono. Questo fa, manda a lavorare i soldi al tuo posto. Eppure, ma non è la stessa cosa. Un costo-beneficio clamoroso. Ma c'è la rendita, che ovviamente penso che sia palese per tutti, che è abnorme la differenza. E poi c'è la diversificazione, che questa forse è la cosa più bella di tutti. Se qui hai un unico inquilino che non ti paga, perdonami il termine, ma sei nella merda. Se tu qui hai invece un investimento da 10.000, uno da 5.000, uno da 15, uno da 10, anche che uno o due dovessero ritardare, oppure ammettiamo anche che uno o due non riescono a darti la rendita perché hanno sbagliato tutto, tu hai sicuramente una media ponderata molto molto più alta di questo. Il tuo rischio si abbatte perché gli investimenti sono diversificati. Io penso che sia ora, impostato così, sia chiaro a tutti che io in primis mi sono occupato di investimenti da rendita in affitto per anni, è andata sempre alla grande, non abbiamo mai ottenuto queste rendite qui al 10%, cosa che invece si ottengono con quest'altra tipologia di investimento, ed è palese a tutti che oggi siamo in una fase dell'immobiliare 2.0. Oltretutto, qui, oggi, è complesso trovare affittuari affidabili. Gli studenti è un periodaccio. Oggi questo mi viene da dire che è un modello di business obsoleto. Tant'è che io ho aperto una nuova azienda che fa questo. Perché? Perché come 10 anni fa ero un precursore dello student housing, oggi sono un precursore degli investimenti da capitali. Perché il mondo cambia.
perché è giusto cambiare, perché se rimanesse tutto quanto uguale non ci sarebbe progresso. E questo non è il video dove abbiamo parlato della differenza dal tenere i soldi in banca all'investirli. Qui stiamo parlando proprio di un video che mi piacerebbe vedessero tutti i miei clienti della Rara, dell'altra società, perché voglio semplicemente che si rendano conto che quello che abbiamo fatto nei 10 anni precedenti con gli affitti è andato alla grande, abbiamo affittato con la Rara o comunque in tutta Italia, perché gli affitti è sempre stato un mercato ottimo, ok, con le giuste garanzie. Ah, oltretutto io qui non ho messo Manus, che è l'inquilino che non paga l'affitto, però va bene. E questo è andato sempre bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma ora è il momento di fare un'altra cosa: vendere questi immobili, ok, prendere quei capitali e investirli in operazioni immobiliari. Questo è il futuro, questo è il passato. Il passato non vuol dire che non vada bene, attenzione, ma il futuro è promettente, il futuro è il trend. Oltretutto, fino a qualche anno fa non c'era uno strumento fondamentale che era il crowdfunding, oggi c'è, e questo crowdfunding, come avete visto nelle mie ultime raccolte, se vi seguite, abbiamo fatto il record in 19 minuti, abbiamo raccolto 80.000 euro. Il crowdfunding è lo strumento che finalmente ci permette di fare questo. Perché se 10 anni fa ci fosse stato il crowdfunding, probabilmente non avremmo fatto questo. Ma avremmo fatto questo, perché invece di fermare 100.000 euro ne fermavate 10.000 nell'appartamento A, 10.000 nell'appartamento B e 10.000 nell'appartamento C, non prendendo il 4% ma incassando il 10%, capitalizzando gli importi senza vincoli, con una liquidità, diversificando il rischio. Morale della favola: è vero, qui vi sentite più sicuri, è vero che qui vi sentite un pochino più pesci fuor d'acqua, perché è una novità. Però se qui vi fate guidare dalle competenze di un professionista, vi affidate del professionista, che è quello che lui fa nella vita tutti i giorni, qui vi potreste togliere grosse soddisfazioni, potreste paradossalmente, rispetto a quest'altra tipologia di acquistare l'immobile, abbattere il rischio. Lo so che è forte come messaggio, però per me è così. Per me è così, i risultati che stiamo ottenendo mi stanno dando ragione, e qui potete evitare di fermare grosse somme. Quindi volete fare una prova, iniziate a investire 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro e vi renderete conto da soli la differenza e il benessere che vi procura dopo un anno ricevere il bonifico della restituzione dell'operazione con importi importanti, senza aver perso tempo, senza aver avuto un inquilino, magari perché state in vacanza da qualche parte. È veramente un'esperienza bella. Questo è l'immobiliare 2.0. Ok? È stato un grosso piacere, spero di esservi stato utile. Credo che a breve farò un altro video dove parlerò invece di altre differenze, della nuova tipologia di fare di gestire la parte immobiliare del proprio patrimonio. E quindi a presto, è stato un piacere.